Allora, noi facciamo degli esempi adesso. Partiamo da una situazione di ricezione che tutti consideriamo, la ricezione perfetta, che va in una zona tra posto 2 e posto 3. Ecco. Qui vedete una animazione di quello che io considero, la migliore tattica d'attacco. Cioè quattro soluzioni di attacco, i tre giocatori, posto 2, posto 4, centro più la pipe. Sottolineo il fatto che tra il primo tempo, l'attacco e il primo tempo e la pipe ci deve essere sempre una differenza di 1,5 metri circa No, verso spostamento. Voi noterete che nei prossimi esempi ci sono praticamente sempre fisse tre soluzioni, posto 4, posto 2 e la pipe fatta normalmente sul centro del campo. Dove cambia molto è la posizione dell'attaccante di primo tempo. Questo è il primo esempio con ricezione in zona 2-3. Un'immagine reale con il giocatore centrale che va vicino all'alzatore. Attaccare vicino. Vediamo un'azione completa. Bisdenanzia. Okay. Questo è un esempio di ricezione. Quello che distingue questa azione è il punto della ricezione, che in questo caso è quasi ideale. Sì. Un altro esempio. Adesso. Cominciamo con una piccola variazione. La ricezione non è più in zona 2-3, ma è esattamente sul centro della rete. Sempre quattro soluzioni. Il nostro sistema prevede primo tempo davanti all'alzatore e pipe dietro all'alzatore. Аква, тук има една много важна зависимост. Логично се задава въпроса кога се променя решението за пайп да тръгва отпред или отзад. Нашето решение е, когато посрещането е в зона 3, точно в средата, пайпа винаги да тръгва отзад. Идеята е тази. Когато посрещането е в зона 3 или преместена към 4, пайп винаги тръгва зад разпределителя, средата на игрището. Vediamo un esempio di ricezione in zona 3 sul centro e l'attacco relativo. Ok,